Abbiamo visto più volte nell'occasione in cui abbiamo parlato di polizze che esistono varie tipologie di polizze, esistono le polizze di investimento declinate nei vari rami del codice delle assicurazioni, poi esistono le polizze, le classiche temporanee caso morte, che a fronte di un premio garantiscono che ai beneficiari indicati o al beneficiario indicato in polizza venga liquidato un capitale. Ecco, entrambe le polizze hanno una funzione, che è quella di creare liquidità per il beneficiario o comunque, nel caso specifico in cui stiamo parlando, per i futuri eredi. Perché diciamo questo? Perché molto spesso si dà per scontato che la liquidità o comunque i beni, i valori che ci sono in conto corrente nel dossier titoli siano a servizio della famiglia e degli eredi o di chi deve comunque operare nel passaggio generazionale, ma di fatto in realtà questi valori sono di per sé bloccati fin tanto che una successione non è conclusa, quindi questo fa sì che siano valori ma che non siano utilizzabili. Perché è importante questo aspetto sia nel passaggio generazionale che nel passaggio patrimoniale, quindi anche quando non ci sono aziende ma ci sono anche solo patrimoni da trasferire alle generazioni future? Perché molto spesso non ci rendiamo conto, ma proprio perché a livello emotivo non ci pensiamo, che quando noi abbiamo dei valori anche solo immobiliari, che possono essere sia all'interno della franchigia e quindi non comportare un'applicazione dell'imposta di successione, perché se siamo all'interno della franchigia di 1 milione non c'è imposta di successione, ma a differenza di un conto corrente o di un DS titoli, sugli immobili c'è sempre comunque, ci sono sempre delle imposte fisse, che sono le imposte ipocatastali, che sono nell'ordine del 3%. Poi ci sono varie casistiche che sarebbe complesso spiegare in questo momento, però diciamo che di norma e di regola il fatto che abbiamo magari nel nostro patrimonio immobiliare da trasferire ai nostri eredi un immobile, due immobili, tre immobili, fa sì che nel momento in cui si verifica l'evento e quindi dovessimo fare la successione, quindi la dichiarazione di successione, prima di trasferire la titolarità di questo immobile dalla persona che non c'è più, dal dominus, quello che viene definito dominus tecnicamente, agli eredi, c'è comunque un esborso di liquidità. Ecco, le polizze, che siano polizze di investimento laddove c'è la possibilità di avere una consistenza monetaria, oppure che sia una semplice temporanea caso morte, quindi a fronte del pagamento di un premio, 1.000, 2.000, 1.500, 800 euro all'anno, garantisce un capitale agli eredi, questa liquidità che viene, diciamo, erogata agli beneficiari permette loro, che è autonoma, è fuori dalla dichiarazione di successione, quindi permette loro di affrontare quelle che sono le spese in quel momento in cui ci sono tante complessità da gestire, quindi il trasferimento del patrimonio, piuttosto che davvero un'azienda da trasferire, da evolvere nel tempo, nel futuro. Questo è il potere importante ed è il potere flessibile delle polizze vita, perché comunque non sono vincolate ad una dichiarazione di successione, sono esenti, non sono soggette ad imposta di successione, sono svincolate dai tempi della pratica vera e propria di successione e quindi vivono di vita propria, hanno una loro identità, un loro percorso ed hanno dei tempi molto più veloci in termini di liquidazione, quindi normalmente quando i beneficiari della polizza presentano tutta la documentazione richiesta dalla compagnia, in tempi brevi, stiamo parlando dei 30 ai 60 giorni, in tempi brevi viene erogato il capitale direttamente agli eredi. E questo è davvero importante in un momento in cui tutto è, diciamo, frizzato, congelato per effetto dell'imposta di successione.